Effettivamente, infatti, io quando parlo di trattativa non parlo di trattativa con lo Stato, io parlo di trattativa con pezzi deviati dello Stato. Non si può fare altro che parlarne in questa maniera, perché lo Stato è un'istituzione sacrosanta, lo Stato facciamo parte noi, e lo Stato fanno parte le istituzioni, fanno parte. Lo Stato è un concetto molto più ampio di quello delle singole persone che poi occupano le istituzioni. Io anzi spesso parlo, e lo faccio soprattutto quando vado a parlare nelle scuole, perché io ho un certo ritegno ad andare a parlare nelle scuole, che è un'esitazione, perché succede che andando nelle scuole, soprattutto nelle scuole inferiori, e parlando di certe cose, si può dare appunto un'idea sbagliata, perché si deve parlare di Stato, ma poi, come giustamente dici tu, nel momento in cui lo Stato, qualcuno all'interno dello Stato collabora con la mafia, è egli stesso un mafioso. Ma allora bisogna distinguere fra istituzioni e persone che occupano le istituzioni, perché io ritengo appunto che il più grosso vilipendio alle istituzioni sia proprio il fatto che persone non degne di occupare quelle istituzioni le occupano, perché nel momento in cui una persona come, faccio un nome a caso, Schifani, diventa presidente del Senato, quello Schifani che aveva società con dei mafiosi, lui può dire anche che quei mafiosi a quel tempo non erano ancora stati condannati per mafia, ma in Sicilia noi sappiamo che sono i mafiosi 30 anni prima che vengono condannati, e quindi lui sicuramente conosceva le persone con cui aveva a che fare. Quindi nel momento in cui succede che Travaglio chiede a Schifani conto dei suoi trascorsi societari con appartenenti alla criminalità organizzata, e Schifani si adombra, si ammanta della sua carica e dice: questo è un vilipendio alle istituzioni. Io credo che in effetti il più grosso vilipendio alle istituzioni sia che una persona come Schifani faccia parte, abbia la carica di Presidente del Senato. Vorrei sapere se vi siete chiesti il perché di questa trattativa. Non si è parlato per anni, per 20 anni non si è parlato di trattativa. Quando io non mi ricordo più che anno era, credo che fosse il 2007, scrissi una lettera aperta, la chiamai 19 luglio 1992, una strage di Stato, perché mi ero reso conto che questa era stata veramente la strage di Viale Amelio, cioè nient'altro che una strage di Stato che si era andato ad aggiungere a quella interminabile serie di stragi di Stato che ci sono state in Italia. Noi pensiamo di vivere in un paese democratico, ma voi possiamo chiamare paese democratico un paese in cui dalla fine della guerra a oggi si sono succedute una serie interminabile di stragi? Le sorti del nostro paese, gli equilibri del nostro paese sono state indirizzate a forza di stragi, e queste stragi sono tutte stragi di Stato. Possiamo chiamarlo paese democratico un paese come questo? Il paese che noi consegniamo a questi giovani che hanno voglia di sapere la verità, hanno voglia di conoscere la giustizia. E questa trattativa sì, sicuramente non è stata portata avanti dallo Stato. Lo Stato è una concezione ben più alta, non si può identificare con le persone che poi occupano l'istituzione dello Stato e che dall'interno dell'istituzione dello Stato poi portano avanti la trattativa. Non si può identificare con questo. Ma io mi chiedo, vi chiedete perché quando io, era l'anno, credo appunto il 2007, cominciai a parlare di stragi di Stato e di trattativa, mi prendevano per pazzo. Oggi, adesso, addirittura Ayala mi vuole dare la patente di pazzo, ha detto che io sono una persona che ha degli evidenti problemi mentali. E fino a quando mi ha detto questo io l'avrei accettato, può darsi, perché quando si va in un manicomio non sa mai se i pazzi sono quelli che stanno da questo lato o stanno quello che stanno dagli altri. L'elogio è stato
Erasmo a Rotterdam ha scritto pure un meraviglioso trattato che si chiamava L'alloggio della pazzia. Io quindi fino a quando mi danno del pazzo non ho problemi. Il problema è che lo stesso Ayala, che è stata una delle prime persone che ha avuto a che fare in Via D'Amelio con la macchina di Paolo, con la borsa di Paolo, con quella borsa di Paolo che conteneva la l'agenda rossa, Ayala, che ha chiesto a un proprio, a una persona della propria scorta, si chiamava Farinella, di forzare la portiera della macchina di Paolo, che si era rimasta incastrata dallo scoppio, per prendere la borsa. E poi nelle sue dichiarazioni dice che quando prese quella borsa in mano disse: ma io non disse a Farinella che gliela poggeva, dopo avergli lui fatto forzare la portiera della macchina di Paolo, disse: io mi sono reso conto che non ero più un magistrato, perché a quel tempo era già politico, e di conseguenza cercai a chi consegnarla. Poi dice che l'ha dato 6 o 7 versioni differenti, anche lui, più di quelle di Arcangioli addirittura. Ha detto che prima l'ha consegnata un uomo in divisa, poi no, che quell'uomo non era in divisa, poi dice: vidi un uomo non in divisa, e poi nella stessa frase, evidentemente per confusione mentale o che altro, dice: la consegnai a quell'uomo in divisa. Ha dato delle dichiarazioni assolutamente contrastanti ed assurde su quello che era successo in quel giorno, a quel momento della strada. Ma io fino a quando mi dà del pazzo, e mi dà del pazzo semplicemente perché io gli ho posto queste domande, io gli ho voluto porre pubblicamente queste domande, lui non mi ha mai risposto. Nel momento in cui dei giovani, quei giovani che vanno, accompagnano questa persona malata di mente che sarei io, gli hanno chiesto di rispondere a quella domanda, gli hanno detto: ma perché non ha risposto alle domande di Salvatore Borsellino? Ha risposto: perché si tratta di una persona con evidenti problemi mentali e non sono solo io a sostenerlo. Come mai per 20 anni il Violante non ricordava, Martelli non ricordava, come mai non ricordava D'Alema, come mai non ricordava nessuno di quelli che adesso improvvisamente hanno cominciato a dire che sì, della trattativa avevano sentito parlare? Come mai non hanno parlato fino adesso? Ve lo dico io perché non hanno parlato. Non hanno parlato per due motivi. Innanzitutto perché un mafioso e il figlio di un mafioso hanno cominciato a parlare di questa trattativa, Massimo Giancimino e Spatruzza. E quindi a questo punto non si può più negare l'esistenza di questa trattativa. Ne parlano adesso perché sono passati 20 anni. Perché cosa pensate che sarebbe successo se nel 1994, nel 1995 qualcuno avesse detto: sì, c'è stata una trattativa e lo Stato, o i pezzi deviati dello Stato, come è meglio dire giustamente secondo quello che hai detto tu, hanno trattato con la criminalità organizzata? Ma in Italia sarebbe successa veramente la rivoluzione. Allora era fresco veramente il sangue di Paolo, di Falcone, sulle strade di Capaci e di Via Mela. Allora veramente la gente si sarebbe ribellata. Oggi, purtroppo, a 20 anni di distanza, c'è troppa gente che veramente crede che non è solo Berlusconi che lo pensa. Ci sono tante persone, purtroppo, e soprattutto quelle delle generazioni più adulte, che pensano che veramente si tratti di vecchie storie. Oggi ci sarebbe, se non di cacciarli a calcio, a pugni, a schiaffi, a sputi, come ritengo si meriterebbero, almeno che tutti noi ci sollevassimo per avere di nuovo il diritto di voto, perché noi il diritto di voto non ce l'abbiamo. Noi non possiamo esprimere un nome, noi possiamo andare solo in una prendere una scheda elettorale e tracciare una croce, esattamente come facevano gli analfabeti, su dei nomi che altri hanno scelto. E per questo può succedere che il Parlamento sia occupato, sia diventato una succursale di un istituto di pena, perché è così quello che succede. Io mi sono sentito lo stomaco che mi si chiudeva a sentire una cosa del genere, ma la gente non ha reagito. Cioè, è stata fatta una trattativa per salvare la vita a alcuni ministri ed è stato sacrificato Paolo Borsellino. Questo è quello che è stato fatto. Ed è vero,
ma quei politici che sono stati salvati erano politici come Lima, erano politici come Mancino, erano quei politici che con la criminalità organizzata avevano fatto dei patti e adesso quei patti non erano stati rispettati, e perché per questo che ci sono stati le stragi. C'è stato l'assassino di Falcone, c'è stato l'assassino di Lima. Quando fu ucciso Lima, Falcone disse: adesso può succedere di tutto. Perché che cosa era successo? Era successo che c'era stata la conferma delle condanne al maxi processo in via definitiva. Nel momento in cui ci fu la condanna definitiva per il maxi processo, la criminalità organizzata, la mafia, Cosa Nostra, disse: i patti allora non sono stati rispettati. I patti non vengono più rispettati, patti che evidentemente c'erano sempre nel nostro paese, abituato a trattare con la criminalità organizzata, a venire a patti con la criminalità organizzata. Paolo diceva, lo diceva in una lettera, proprio in quella lettera famosa in cui risponde alle domande proprio dei ragazzi, lo diceva di Padova, di qui vicino. Gli avevano chiesto che cosa era la mafia e lui prima descrive con parole semplici ma chiarissime che cosa era la mafia, e poi dice: la mafia e lo Stato hanno la stessa funzione dal loro punto di vista. La mafia controlla il territorio che gli viene abbandonato dallo Stato, la mafia ci crede di amministrare la giustizia, la mafia crede di dare lavoro, anche se la giustizia l'amministra a fronte di ingiustizie che commette, a parte che il lavoro lo assicura a pochi togliendole ad altri, molti, come diceva Paolo. E dice: la mafia e lo Stato lavorano, insistono sullo stesso territorio e hanno lo stesso tipo di funzione. Allora ci sono due possibilità: o si combattono o si mettono d'accordo. Ma succede tra poco, e essendo passati 20 anni, magari la gente non si indignerà più, ma per fortuna ci sono almeno i giovani che sollevano questa agenda rossa, che non accetteranno che ci venga detto una cosa del genere, perché tra poco ci diranno: è vero, la trattativa c'è stata, era necessario farla per salvare delle vite umane. E non ci diranno che quelle vite umane erano le vite di quei le personaggi che adesso venivano minacciati, ma venivano minacciati perché? Perché avevano stretto dei patti e quei patti non avevano rispettato. Ci diranno: sì, quella trattativa c'è stata, ma è stata fatta per ragioni di Stato. Questo è quello che ci diranno, e io spero che in quel momento la gente ritrovi il proprio orgoglio, ritrovi il proprio coraggio, ritrovi il proprio senso dello Stato e veramente si rivolti e non accetti questa cosa. Perché si suppone, guarda, speriamo di no, che sia una bufala e che i magistrati si sbagliano, questa volta proprio lo desidero, che nella miniera di Vasco Sia a Enna sono stati scaricati tonnellate di rifiuti radioattivi, dove la mafia ha dato questo, diciamo, ha collaborato con questo traffico illecito. La mafia, dove c'è da guadagnare, lo fa. E spesse volte, per non parlare di tutte le discariche del napoletano, della Ramona, dove c'è bisogno di un lavoro sporco, spesso, non sempre, grazie a Dio, lo Stato chiede aiuto.